È ritornato a Covace in studio Lorenzo De Luca. Lorenzo l'abbiamo intervistato 3-4 anni fa, che è uscito con due libri specializzati, uno su western, l'altro sull'aviazione. Ecco, Lorenzo era un ragazzo che è affascinato dal cinema ed è proprio per questo che ha cominciato a scrivere e ci ha chiamato, e per questo quegli anni l'abbiamo intervistato. Lorenzo, tu perché hai seguito la nostra autorità? Certo, anzi, tra l'altro tu e Alberto Castagna di Dimensione foste i primi a darmi retta e invitarmi sia qui sia a scrivere sulle pagine del vostro giornale. Poi da lì è iniziato tutto, come scrittore, come sceneggiatore, come... Diciamo, sei stato un po' il mio portafortuna sin dall'inizio. Questo mi fa molto piacere, di essere un tuo portafortuna, e così adesso sei diventato anche un sceneggiatore che è stato cercato in Rai, sì, addirittura, no? Ancora, sì, ho collaborato per il serial Extra Large con Bud Spencer, del quale ho scritto due nuovi episodi che stanno girando adesso a Miami, e adesso sto lavorando anche a un film western per Franco Nero, che è un grosso progetto per il cinema, insomma, in qualche modo si va avanti. Questo mi fa molto piacere, Lorenzo, si vede che tu sei un ragazzo dotato, mi fa doppiamente piacere perché hai visto le nostre rubriche cinematografiche che vanno in tutta l'Italia e che funzionano, e con questo tu hai cominciato un mestiere certamente molto difficile, e, perché cominciare sembra molto difficile. Ora mi porti un libro, il tuo ultimo libro, ecco, Bruce Lee e il ritorno del drago. Ecco, voi sapete che in questi giorni sta uscendo il film della Fox, Drago d'acciaio, con il figlio di Bruce Lee, perché Bruce Lee è morto 20 anni fa all'incirca, e Brandon Lee, che è stato in questi giorni a Roma, che io con l'altro l'ho intervistato, mi sembra anche Lorenzo l'abbia intervistato, è un ragazzo intelligente, sensibile, e ricorda ben poco del padre, perché lui aveva solo 8 anni, cioè, quando 8 anni quando è morto, ecco. Allora, tra l'altro per l'attività che faceva il padre non si vedevano spessissimo. Ecco, non si vedevano spessissimo perché il padre girava tutto il mondo, per girare un film dopo l'altro. Adesso tu mi racconti l'incontro, come è andato con Brandon Lee, che impressione ti ha fatto, ecco. Cosa ti ha raccontato? Innanzitutto si è quasi commosso, anzi si è veramente commosso nel vedere il libro, perché sapeva che il padre era popolare in Europa, ma non che uscissero ancora oggi dei libri sulla sua vita, mentre in America è una cosa piuttosto scontata, quindi è rimasto davvero toccato da vedere il libro, che tra l'altro sta uscendo adesso, e quindi era ancora imbustato, incellofanato quando gli ho consegnato. E lui non rivederà il film del padre, nel senso che ha intenzione di staccarsi dal cliché del film d'arte marziale, come lo sai, infatti tra l'acciaio è un poliziesco, ma è senz'altro indirizzato verso il film d'azione per il momento. E quindi tra l'altro ci siamo visti anche per parlare di un progetto che io sto scrivendo per lui, e sul quale per adesso c'è il massimo riservo, perché non c'è la certezza che vada in porto, ma in ogni caso, con lui è interessato a lavorare anche in Europa, darsi da fare il più possibile. Ecco, tu mai mi hai accennato di questo segreto, io non rivelerò a nessuno, perché altrimenti siamo un po' superstiziosi nel cinema, no. Perché se no porta sfortuna parlando di un progetto che poi magari se non va in porto uno pensa che non è andato in porto perché ne abbiamo parlato. Io ti faccio tutti i miei auguri. Comunque, ecco, il ritorno di Lee, Brandon Lee, il grande figlio del Bruce Lee, che veramente non ha niente a che invidiare, direi, al padre, perché secondo me è più bello. Ma a parte questo, lui ha anche la fortuna di lavorare nel cinema americano, che è chiaramente un cinema che a me è più maggiore di quanti ne ha visto il cinema di Hong Kong all'epoca, e quindi avrà a disposizione un'industria più, è stata più dotata di quella che lancia il padre, che invece era un'industria più povera, più diciamo così, di serie B. Brandon invece ha a sua disposizione proprio uno star system americano che lo lancerà alla grande, e glielo auguriamo. E chissà diventerà anche molto più ricco, no? Probabilmente, non credo che diventerà altrettanto mitico il padre, proprio perché il padre appunto è stato anche un particolare periodo in cui è uscito fuori, non è soltanto questo libro. Naturalmente mi auguro che tra i prossimi film di Brandon c'è anche quello che sto preparando io, però è presto per dirlo. Tu pensi che il Kung Fu interessa ancora molti giovani? Interessa, ma non in quanto propriamente Kung Fu, interessa come film d'azione, cioè un film dove non ci sia solo il Kung Fu, ma anche effetti speciali e altre cose. Può essere un ingrediente di contorno in un film spettacolare. Comunque, io ho parlato con giovani poliziotti, che tutti mi hanno detto fatemi sapere quando esce questo film, lo voglio vedere, perché loro sono interessati magari ad imparare questa arte marziale unica. Perché l'ha inventato proprio Bruce Lee, un'arte marziale presa da 1000 arti marziali messe insieme, e le cose migliori, vero? Bruce Lee l'ha popolarizzata al massimo, non l'ha inventata,
ma in ogni caso i suoi film hanno fatto da veicolo promozionale maggiore più di qualsiasi palestra, di qualsiasi altra cosa. Grazie a Lorenzo. Grazie a te. Lorenzo De Luca. E auguriamoci che questo incontro mi porti altrettanta fortuna di quanto me ne ha portata prima. Io te l'auguro anche a te, grazie.